Salve a tutti e benvenuti in questo fantastico mondo tutto virtuale. Mi presento, sono Carlo Corinaldesi che vive in Colombia dove rappresento per tutto il Sud America la Val Virtuale, il primo salone mondiale di tecnologie immersive. Volete sapere cosa ci faccio in questa isola in avatar? Beh, venite con me così ve lo spiego. Grazie a tutti per partecipare in questo importantissimo spazio, tutto dedicato al futuro virtuale dell'industria XR, dei nuovi mondi e spazi dove incontrarsi e partecipare agli eventi, ma anche per celebrare questa importantissima partnership con il Virtual Reality Experience di Roma e per porre delle promesse per una futura edizione virtuale di questo bellissimo festival per il panorama italiano delle tecnologie immersive. Ma addentriamoci subito nell'argomento, parlando di Laval Virtuale, come la prima mostra e conferenza internazionale sulle tecnologie immersive. Fondata nel 1999 e con più di 20 anni di esistenza, si è affermata come il facilitatore di riferimento per le organizzazioni del settore della realtà virtuale e realtà aumentata. La sua missione è quella di servire, formare e animare la comunità degli utenti nei suoi usi B2B attraverso piattaforme di incontro e scambio e servizi di informazione. Quelque part, peut-être quand on a commencé en 99, bon, c'était quelques laboratoires, quelques entreprises qui faisaient là. Mais là, maintenant, on se rend compte que vraiment, ça, c'est en train de se disperser partout. Dietro la creazione di questo straordinario evento vive un'associazione con più di 21 anni di storia, un'associazione con una chiara ragion d'essere, quella di far brillare il territorio. Per capire questo territorio dobbiamo muoverci da una dimensione locale che parte dal comune di Laval, passando per il dipartimento della Mayenne e spingendosi fino a una regione, quella dei paesi della Loira, con tutta una serie di azioni e di missioni mirate allo sviluppo dell'ecosistema locale per aumentare la reputazione del Dipartimento e per proiettare a livello internazionale un'intera regione grazie alla creazione di un hub e showroom per tutti gli attori delle tecnologie immersive. Ma questa dimensione non si ferma solo dal punto di vista regionalistico, si estende anche a livello nazionale, animando tutta la tecnologia francese, anche grazie alla stretta relazione con le istituzioni come Business France o l'Istituto francese nell'accoglienza delle delegazioni straniere. Un'organizzazione che si estende su un territorio pari a un continente, l'Europa, e che si spinge rompendo barriere, arrivando a una dimensione globale. Un'associazione con una forte missione, quella di ispirare, riunire e valorizzare tutta una comunità che si muove all'interno delle tecnologie immersive, con azioni finalizzate alla promozione e all'utilizzo della realtà virtuale e della realtà aumentata. Fanno sì che la Val Virtual diventa un vero e proprio facilitatore per tutta la comunità. Grazie alle sue azioni di collegamento, di incontro fra gli attori della VR e AR, con conferenze, servizi per le imprese, concorsi, premi e partnership con altri eventi internazionali. Una storia di successo, quella di 21 anni di un insieme coerente, di un forte strumento dedicato all'attrazione e alla notorietà, con un chiaro progetto di sviluppo economico. Come dimostrano i dati degli ultimi 5 anni, possiamo avere una chiara evoluzione del numero degli espositori, che se guardiamo in dettaglio inizia con un numero ridotto di 53 nel 2000, per arrivare negli ultimi 3 anni, dal 2017, con un'impennata tra il 2018 e il 2019, che vedono fino a 323 espositori. Tutti questi dati e una ventennale storia e missione di facilitatore internazionale per la comunità fanno sì che la Val Virtuale, in una dimensione sempre più globale e in un'accesa concorrenza nel panorama mondiale di incontri ed eventi, si affermi sempre più come il salone di tecnologie immersive più grande al mondo.
continuiamo parlando dei nostri eventi, finalizzati alla promozione delle tecnologie immersive. Ogni anno, a Laval, si svolge il primo salone mondiale sulla realtà virtuale e aumentata per la durata di 5 giorni, in uno spazio di 9.000 metri quadrati, che ospita 20.000 spettatori per 30 visite guidate, 54 nazionalità e 150 conferenze e 300 espositori. Rectoverso, una mostra internazionale di arte e realtà virtuale mista che si tiene durante la Laval Virtuale. Il festival si divide in due parti, The Art and VR Gallery, la mostra ufficiale di Rectoverso, che presenta 15 opere selezionate durante una call internazionale per progetti attorno a un tema, e il percorso artistico, che consente agli artisti di presentare più liberamente progetti emergenti nei luoghi emblematici della cittadina di Laval. Laval Virtual Asia è nata dalla visione di due comunità ambiziose. Da un lato il governo popolare del distretto di Qingdao e dall'altra la città di Laval. Spinta dal know-how di quest'ultimo, pioniere nel settore da più di 20 anni, Qingdao vuole diventare un attore di primo piano nel panorama della VR, lanciando un ambizioso programma di investimenti da 500 milioni di euro in 10 anni, finalizzata all'evoluzione e sviluppo del mercato delle tecnologie immersive, che potrebbe raggiungere, secondo proiezione, ad un fatturato di 80 miliardi di dollari nel 2025. L'evento, della durata di 3 giorni, in uno spazio di 10.000 metri quadrati, contempla 110 espositori per 110 conferenze e un numero di 3.000 visitanti. VR Days. Sono stati fondati nel 2015 con l'obiettivo di promuovere la produzione di contenuti, fornire una piattaforma per i professionisti e facilitare la condivisione delle conoscenze sulla realtà virtuale in Europa. Durante 3 giorni, 100 espositori, 160 speaker per 1.800 visitanti provenienti da 55 nazioni, per un evento di una portata internazionale che mira a aumentare il potenziale dell'industria europea dell'XR a livello globale. Dal 2019 Laval Virtual è coorganizzatore di VR Days.
Per concludere questa sezione, parliamo di Laval Virtual Days, delle mezze giornate tematiche che si svolgono durante l'anno, in luoghi emblematici per la diffusione e democratizzazione delle tecnologie immersive. Sono state realizzate 17 edizioni, con una media di 10 espositori e 10 speaker. Tra il 2019 e il 2020 sono stati programmati 9 eventi. Laval Virtual Center è il primo hub internazionale di realtà virtuale e realtà aumentata. È l'epicentro dell'impegno del territorio della Mayenne per la realtà virtuale. Un edificio totem al servizio di un ecosistema, un acceleratore per i business e i servizi delle finanze. L'ambizione è quindi quella di renderlo un hub europeo permanente e un punto di riferimento internazionale per le tecnologie e gli usi virtuali. Sono stati realizzati più di 150 eventi dalla fine del 2017 all'interno dei vari spazi. Un vero e proprio showroom, un laboratorio dove democratizzare le tecnologie immersive, dove sono stati realizzati più di 100 demo, a disposizione più di 50 device, 2000 visitatori, un luogo ideale per dei beta testing. Infine, per una miglior comprensione della nostra associazione, è molto importante poter parlare di tutti quelli che sono i nostri servizi e le azioni finalizzate alla comprensione e all'utilizzazione delle tecnologie immersive. Grazie a un servizio fatto di analisi dei mercati, richieste e prospettive, ma anche un accompagnamento fin dalla nascita dei progetti in realtà virtuale. Molto importante è anche la condivisione della conoscenza, grazie alle nostre conferenze costruite con delle tematiche precise e degli esperti affermati. Durante l'ultima edizione di Laval Virtual 2019 abbiamo avuto oltre 130 speaker, i nomi prestigiosi come la NASA, Magic Leap, Microsoft, HP, HTC o Epic Games. Non dimentichiamoci anche di parlare di tutte quelle azioni finalizzate alla valorizzazione, come per esempio i nostri 6 award che premiano le soluzioni in realtà virtuali per la miglior produttività aziendale, per la protezione dell'ambiente del lavoro, per l'allenamento, per la vendita e la comunicazione tramite la realtà virtuale e la realtà aumentata, la gestione dei dati e tutte quelle azioni finalizzate a fare il bene attraverso le tecnologie immersive. Inoltre, quegli awards che premiano i talenti emergenti come Revolution Research, Startup Experience e Student e il premio per la nostra mostra artistica Art VR Gallery. Siamo un vero e proprio stimolo per una comunità mondiale fatta di relazioni dirette con i maggiori rappresentanti e una rete di comunicazione con oltre 50 comunità nel mondo che ci permette un accesso istantaneo alle informazioni tramite azioni di monitoraggio costante, sponsor e delegazioni. Contiamo inoltre con un numero incredibile di partnership, oltre 40 a livello istituzionale, delle reti e una solida collaborazione con oltre 15 eventi internazionali. E infine tutte quelle azioni dedicate alla condivisione della conoscenza e della democratizzazione delle tecnologie immersive, grazie per esempio alle nostre riviste, oltre 3 numeri di 128 pagine, La Minute, il nostro programma radio quotidiano su France Bleu Mayenne, con oltre 200 casi di utilizzo per un pubblico di 60.000 ascoltatori, e un blog che vi invito a vedere con tutti i casi di utilizzo, interviste, dossier, podcast, scritto dai migliori esperti per i futuri fruttori delle nuove tecnologie. Fino ad ora abbiamo parlato di come Laval Virtual negli ultimi 22 anni ha riunito la comunità VR e AR e gli utenti di tecnologie immersive nei suoi eventi fisici
per condividere e democratizzare gli ultimi progressi tecnologici e presentare i loro molteplici usi nei più svariati settori. Ma come ben sappiamo, questo 2020, a causa del Covid-19, ha segnato in maniera definitiva la nostra vita e soprattutto quella degli eventi. Vi racconto allora la storia di una grandissima rivoluzione a cui ho potuto partecipare attivamente ed essere testimone diretto. All'inizio della pandemia, la Valve Virtual, senza arrendersi, ha continuato a raccogliere, ispirare e valorizzare la comunità internazionale con una straordinaria intuizione e un'impresa avveniristica, costruendo quindi l'evento, già programmato e pianificato per il mese di aprile, in un mondo tutto virtuale, creando così le premesse per poter replicare le conferenze e meeting già strutturati. In tempi record, e anche grazie all'aiuto della rete internazionale degli esperti della realtà virtuale aumentata, come per esempio XR Crowd, organizzato per l'operazione con un gruppo su WhatsApp XR Crowd Zero Event, abbiamo testato più di 40 mondi e piattaforme virtuali, come VRChat, Engage, Altspace VR, Hubs by Mozilla, Museum of Other Reality, Rec Room. Questa è l'analisi effettuata dalla nostra direttrice Marie LeBlanc della Valve Business Intelligence, dove sono state messe a confronto le soluzioni secondo criteri essenziali per le persone che organizzano o partecipano ai convegni. Alla fine è stata scelta la piattaforma Virbella, dove ora mi trovo, un mondo virtuale in 3D, ampiamente accessibile da qualsiasi computer, che ha risposto positivamente ai diversi criteri riguardanti l'organizzazione delle conferenze, di facile accesso e comprensione con possibilità di poter condividere sugli schermi le presentazioni e poter ospitare più di 300 persone nei saloni per le conferenze. Grazie quindi a un'alleanza con Virbella e Microsoft, manca la partecipazione istituzionale del territorio che rappresenta la Valve. Dal 22 al 24 aprile, più di 11.000 iscritti da tutto il mondo hanno potuto sperimentare la possibilità di vivere insieme e di partecipare in avatar al primo evento mondiale 100% virtuale, la Valve Virtual World. Per l'evento ho avuto la possibilità con il mio socio di poter strutturare e gestire XR Latam, il salone interamente dedicato al Sud America, dove durante 2 giorni abbiamo radunato persone provenienti dalla Colombia, Messico, Brasile, Argentina, Cile ed Ecuador, con un programma di incontri e conferenze con ospiti internazionali e con la straordinaria partecipazione in avatar dell'ambasciatore francese in Colombia, Monsieur Gauthier Mignot. È stata la prima volta in cui persone provenienti da Sud America hanno avuto l'opportunità di incontrarsi per discutere e confrontarsi nella loro lingua sul futuro delle tecnologie immersive. Personalmente per me l'esperienza di la Valve Virtual World è anche stata l'opportunità di conoscere moltissime persone e di incontrare amici che non vedevo da tanto tempo e stare anche un momento con mio padre. Il 28 dicembre 1895, al Salon Indien du Grand Café a Parigi, 33 persone scoprono il cinematografo. Ora,
In questo nostro presente fatto di tecnologie immersive, dove tutto diventa digitale e virtuale, mi viene da pensare che dalla Francia, ma questa volta non dalla capitale, ma da una piccola località, si è scritta una volta ancora un nuovo passo per l'umanità. Proprio come per il cinema, si è data vita a una nuova era e corrente, quella degli eventi virtuali. La mia intuizione è che i mondi virtuali siano la vera rivoluzione. Dalle parole del nostro direttore, si deduce che la crisi del Covid, tra tutte le sue componenti negative e il collasso dell'economia mondiale, ha però anche prodotto un'accelerazione straordinaria verso l'adozione di soluzioni con tecnologie immersive. Una tra tutte quella dei mondi virtuali. Ma come continuare a utilizzarli? Come rendere più attrattive queste soluzioni avanguardistiche e innovative? Come appropriarsi delle nuove tecnologie immersive per offrire alternative accessibili a tutti? Laval continua il suo processo di democratizzazione delle tecnologie e quello di studio e analisi dei nuovi spazi virtuali e delle caratteristiche a esse connessi. Dopo l'enorme successo di Laval Virtual World, siamo diventati a livello globale, con i nostri mondi virtuali di Laval, anche creatori di una nuova linea pioniera come organizzatori di eventi, accompagnando i clienti, offrendo loro tra l'altro il supporto tecnico, un training e la moderazione nelle conferenze. Infine, vi condivido le immagini di alcuni degli eventi realizzati ultimamente nei nostri mondi. Espasem, dove il Dipartimento della Mayenne ha acquisito uno spazio dentro il nostro mondo virtuale per operarci dentro. World Ocean Days, un programma di conferenze dell'ONU sulla Blue Economy. Le nostre mezze giornate tematiche Laval Virtual Days. GEM, la scuola di management di Grenoble, che ultimamente ha deciso di offrire per il rientro dei suoi studenti un evento tutto virtuale con 700 partecipanti. La rinomata è famosissima a livello internazionale Neoma Business School, che recentemente ha acquisito un mondo virtuale personalizzato per la gestione delle sue attività. Della Colombia abbiamo organizzato per il 7° anniversario di Prodigious, un'agenzia creativa, un evento speciale con spettacoli di magia e un bingo dal vivo. E si conclude qui questo keynote. Grazie a tutti per la cortese attenzione e buona serata. Spero vi sia piaciuta l'esperienza, ma soprattutto che abbiate potuto apprezzare il fantastico universo di Laval Virtuale. Ci si vede in giro o in qualche mondo virtuale.